Qual è l'immagine più suggestiva che possiamo vedere? L'immagine più suggestiva che potete vedere sicuramente, secondo me, è questa qui di Vigoleno, che mi ha veramente emozionato molto quando l'ho realizzata. Questa è veramente una di quelle che mi piace di più. Il Lago Nero, l'oasi del Pinedo, i castelli del Ducato, le basiliche, i ristoranti stellati e tutte le eccellenze del Piacentino. Basta un touch per sentirsi nei luoghi più suggestivi del nostro territorio. Un progetto voluto e realizzato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. A breve il touchscreen approderà all'Expo a Piazzetta Piacenza, dove tutto il mondo potrà ammirare le panoramiche. Ciascuna contiene da 40 a 120 immagini. Questo è un progetto proprio della Fondazione, che ha ritenuto di dotarsi di un touchscreen nel quale riunire quelle che sono le bellezze della città e della provincia. Perché del touchscreen tra i vari strumenti di cui ci si poteva dotare? Credo che sia uno strumento nuovo, innovativo, ancorché non di recentissima applicazione, ma per il fatto che consente all'utente di interagire. Il visitatore ha la possibilità in prima persona di interagire lui con l'immagine. Il video è una sequenza di immagini e del testo che scorre. La fotografia e la modalità che noi abbiamo realizzato è quella di dare all'utente la possibilità di soffermarsi, di aprire delle schede di approfondimento che abbiamo messo in italiano e inglese, di seguire e vedere degli ulteriori dettagli, ma di lasciare a lui la possibilità di navigare e vedere l'immagine.